Stagione 2012, quella dei professionisti, è già una stagione iniziata. Hanno iniziato anche i dilettanti ed è il momento di preparazione per la categoria degli junior. Le formazioni vanno a prepararsi, siamo in Sardegna, a San Teodoro, ed è qui che una delle compagini più agguerrite per la stagione 2012 si sta preparando. È il team Fratelli Giorgi Impresa Edile. Carlo Giorgi, presidente, e poi Valotti, che è direttore sportivo, Paolo Valotti è direttore sportivo, stanno allenando, preparando questa compagine di ragazzi giovani, al primo anno molti ragazzi, al secondo anno già pronti per la stagione, ma è il momento di andare a sentire appunto il presidente Carlo Giorgi. Per trovare il presidente Carlo Giorgi ci siamo trasferiti a Santa Teresa di Gallura, in questo scenario incantevole dove Carlo Giorgi è preso per il suo lavoro, naturalmente costruzioni in opera per questa zona di Santa Teresa di Gallura, là sul fondo la Corsica, scenari che vediamo veramente incantevoli, queste ville che stanno per essere ultimate, ma parliamo di ciclismo. Carlo Giorgi, la stagione 2012, abbiamo detto, una squadra agguerrita. È agguerrita, diciamo che tutti gli anni si dice, però vediamo di fare del nostro meglio come solito. Si è rinforzata molto però la vostra formazione? Sì, diciamo che si è rafforzata e abbiamo lì dei bei corridori sulla carta, sono molto importanti, però poi sul campo ci sono da vedere sul campo come vanno. Da oltre 10 anni porta la squadra in Sardegna. Sì, li porto giù in Sardegna e vengono giù volentieri, anche perché riesci a allenarti bene, c'è poco traffico, come avrai visto magari te a venire a Santa Teresa, che e si può allenare bene. Santa Teresa di Gallura, veramente uno scenario incantevole, abbiamo guardato anche noi queste ville veramente bellissime, qui si vive ossigeno, percorsi, dicevamo, itinerari, dicevamo, molto belli, però anche il tempo sta aiutando la preparazione dei vostri ragazzi. Sì, il tempo è bellissimo, come mi dice Paolo, che per telefono mi ha detto che si sono allenati bene perché c'è stato il bel tempo e più di così non si può fare. Naturalmente lei, se non è oggi domani, andrà a vedere i suoi ragazzi in bicicletta, perché la passione per il ciclismo è ormai una cosa innata. Vediamo dei servizi ad esempio su quotidiani, su riviste che parlano di lei e parlano di una persona molto seria, molto serena e tranquilla, ma molto amante del ciclismo. E difatti purtroppo è un periodo che sono molto preso, però da domani sono giù un paio di giorni assieme a loro e voglio vederli anch'io come vanno in bicicletta. Carlo Giorgi, il morale com'è? Morale per la squadra attuale è alto, perché ho visti già su a Bergamo come andavano, bravi ragazzi, mi sembrano anche molto affiatati e speriamo in bene, dai. Vuol fare un augurio ai suoi ragazzi e dirgli cosa vuole? Il mio augurio ai miei ragazzi è sempre il solito, devono rispettare le persone che le portano in giro e che vadano avanti a allenarsi come devono allenarsi, e poi quello che viene va sempre bene.
Paolo Valotti, il direttore sportivo di questa formazione, questo team Fratelli Giorgi Imprese Edili. Un Paolo Valotti che ha a disposizione una squadra forte quest'anno? Secondo me sì, una squadra forte, una squadra completa e formata da 16 ragazzi che sono molto affiatati e secondo me faremo bene. Ti chiediamo di fare un profilo su questi tuoi 16 ragazzi. Brooklias Marco? Marco è l'unico ragazzo del terzo anno che abbiamo con noi, è un ragazzo che è presente in ogni allenamento, puntuale, è un meticoloso, speriamo che riesca a togliersi le sue soddisfazioni anche lui. Michael Bresciani? Michael è molto molto forte, il problema suo è che ogni tanto si perde in gara e l'anno scorso non ha raccolto quello che potenzialmente secondo me potrebbe raccogliere. Alberto Di Ruscio? Alberto è un ragazzo preciso, un ragazzo che va bene sul passo e va bene in salita, deve essere un po' più tranquillo e rilassato che potrebbe far molto meglio. Altro bresciano, Christopher Zaffaini. Zaffo è l'orso buono della squadra, è uno che si mette a disposizione di tutti e l'anno scorso, pur mettendosi a disposizione dei suoi compagni, è riuscito a vincere una bella gara a Chiari. Michael Zanetti. Ma Zane è velocista, speriamo che quest'anno riesca a darci altre soddisfazioni, l'anno scorso è riuscito a vincere a Brugherio, quest'anno speriamo che riesca a ripetersi più di una volta. C'è poi Simone Cattaneo. Simone secondo me sarà la rivelazione, un ragazzo che fino adesso si è vinto, però si è sempre ha fatto sempre il minimo necessario per ottenere qualcosa. Quest'anno si sta allenando bene, secondo me potrebbe far bene. Edoardo Cereda. Ma Edoardo viene da una bella stagione, ha vinto il campionato regionale su strada da allievo, è l'uomo che fa divertire più i suoi compagni, speriamo che anche in gara ci faccia divertire. Del 95 anche Eros Colombo. Eros lo conoscono tutti, ha vinto l'Eco di Bergamo, piano piano sta migliorando di giorno in giorno, con lui mi ha fatto un programma di partite più tranquille, speriamo la stagione lunga e si toglie le sue soddisfazioni. C'è poi Simone Guizzetti. Ma Guizzetti è uno scalatore che l'anno scorso è riuscito a vincere a Peia, quest'anno potrebbe vincere ancora. Antonio Magni. Magni è un bel velocista, è un corridore che secondo me se riesce a fare quello che gli dico potrebbe vincere qualche volata. Andrea Pievani. Ma Andrea l'anno scorso ha vinto 6 gare da allievo e ha un po' la testa matta, ma se riesce a collegare la testa con le gambe può vincere anche nel primo anno da juniores. E continuiamo con la classe del 1995, ragazzi juniores al primo anno, Simone Rivellini. Ma Simone lo conosco un po' meno, però vedi che già adesso in un mese e mezzo è migliorato parecchio. Speriamo che faccia anche lui il lavoro di squadra e si metta a disposizione. C'è poi Riccardo Terruzzi. Riccardo è un primo anno, anche lui un velocista. È più piccola la squadra, però se è nella botte piccola ci sta il buon vino, speriamo. Filippo Zaccanti. Filippo anche lui è uno scalatore, è migliorato parecchio nelle ultime uscite e speriamo che sia utile al lavoro di squadra. David Zanchi. David potrebbe essere anche lui una bella sorpresa, fino adesso si sta comportando bene, è un primo anno, ci sono 2 anni, secondo me farà molto bene. E poi Francesco Mazza. Viene dal ciclocross, prova a fare una stagione bene su strada, vediamo quello che può fare. Paolo Valotti, direttore sportivo, quali sono i programmi del 2012? Iniziamo l'11 di marzo a Zanica, cerchiamo di andare bene competitivi, abbiamo fatto un bel allenamento qua, poi il 18 ci aspetta la gara di Prevalle, organizzata da Rotelli, cerchiamo di presentarci al meglio. Poi il 25 ci sono 2 gare, una a Gussago, una a Treviglio, lì probabilmente divideremo la squadra. Il primo di aprile cominciano già le corse di un certo livello, sarà l'internazionale di Loano. A riguardo internazionale faremo Loano, Vini del Roero, Massa, poi Carnago, poi quest'anno si verrà riproposta 3 giorni aerobica. Carlo l'ha vinta, cerchiamo di ridargli una bella soddisfazione ancora, secondo me abbiamo la squadra per far bene. Fine anno poi c'è il Paganessi, un'altra gara che ci teniamo molto e speriamo.
Sei tranquillo e sereno? Tranquillo e sereno, con quei ragazzi qua per forza, perché hanno voglia di lavorare, si allenano e hanno creato un bel gruppo, un merito è loro se si vince. Da 0 a 10 il voto alla tua squadra? Ma secondo me siamo una squadra da 8, dopo se tutto gira per il meglio il 10 saranno loro a darselo. Cosa frulla nella testa di Paolo Valochi? Frulla di non ripetere più la stagione del 2011. Il 2011 è stata una stagione che è passata, cerchiamo di dimenticarla alla svelta e non vedo l'ora di partire il 2012 con questa squadra che è formata da ragazzi stupendi e grazie a loro che sono qua e ho ancora voglia di lavorare e divertirmi con loro.